Siamo con Paolo Conte, siamo innanzitutto felicissimi che, come dire, di poter trasmettere in diretta questo concerto. Siamo particolarmente lieti, anche da vecchi fan. E quindi, visto che insomma siamo a Umbria Jazz, quindi terrei così questo veloce scambio di battute proprio sul jazz, magari a partire da quell'immagine folgorante di Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzio, che immediatamente comunica tante cose, l'eleganza del gesto, il silenzio e così via. Comunica la grande bellezza nera che ci ha affascinati tanti anni fa e continuano ad affascinarci, ma allora era una grande novità, era qualcosa che veramente sentivamo di aver bisogno in qualche modo. Ecco, un'altra immagine, perché poi ritorna nella sua opera, nel suo lavoro in Razzmatazz, intendo quella di Josephine Baker. Ancora siamo alla negritudine, siamo ancora all'insorgere, diciamo così, del parallelo poi a quello del primitivismo in arte, insomma all'insorgere di un'altra possibilità non occidentale, al di fuori del sistema di vita occidentale in qualche modo. Sì, però diciamo che negli anni 20 l'Europa cercava già di nutrirsi di altre culture, soprattutto la Francia era proprio un po' la città ideale per ospitare artisti che venivano dappertutto, ma poi grandissimi musicisti sono stati influenzati. Debussy è stato influenzato dall'Oriente in un modo enorme, Picasso aveva una collezione di maschere africane enorme e meravigliosa, e non si può negare che non abbia tratto da lì tante idee importanti, anche proprio del cubismo. Nel suo universo musicale rientrano anche, lo sappiamo, insomma, tanti altri stili, tanti altri generi. Ci sono tanti altri generi, ci sono figure forti come quella che per esempio lei ha cantato di Atahualpa Yupanqui, un indio, però, quindi non è l'Argentina degli emigranti italiani, ma è un'Argentina che sta lì e che anch'essa si pone in qualche modo nella sua alterità. Diciamo che un po' è il fascino proprio di altre culture, di altre facce, di altre sensibilità, un po' è anche un esotismo che nasce dal pudore, dal senso dell'altrove, come si diceva proprio in Francia, l'ailleurs, questo sentimento tipicamente novecentista di fare succedere le cose anche magari che potrebbero essere normali, quotidiane, farle succedere su un'altra ribalta, su un altro teatro. L'ultima domanda: che cosa ascolta Paolo Conte, e se nei suoi ascolti c'è anche del jazz contemporaneo? Devo dire, sul jazz contemporaneo sono un po' in crisi, perché non ho tanto tempo intanto di ascoltare, per cui finisco col di cadere sempre un po' sui dischi importanti che mi hanno sempre attratto, quindi jazz arcaico e musica classica, quindi mi devo defilare un po' per la questione di jazz contemporaneo. Immagino di perdermi tante cose interessanti, ma però non si può prendere tutto. Assolutamente, grazie, e quindi noi ci ascoltiamo il concerto. E allora il concerto ce lo ascoltiamo tra poco. Oreste, tu sarai contento di questa dichiarazione, no?